con Ricky sul divano di Rocole nel nostro salotto. Come va? Tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Te l'aspettavi così l'atmosfera sanremese? Beh, è appena iniziato perché siamo qua da 2 giorni, però devo dire che oggi si è intensificato parecchio, non so, si è intensificata la fiumana di gente che c'è fuori, urla, interviste, è molto bello e... quello che voglio fare è rimanere concentrato, perché chiaramente ti strappa tanto questa routine, questo frullatore incredibile sanremese, però la cosa più importante è essere qui, felici e fare molto molto bene. Per te è arrivato un successo incredibile anche all'estero, in particolare in America Latina. Sì, America Latina vuol dire principalmente Argentina, Messico e Colombia. Ora stiamo andando avanti in parallelo con il mercato italiano da aggiornare nuovi fit al mio catalogo, a breve li andiamo a scegliere, a iniziare appunto collaborazioni molto importanti in Sud America. Ho fatto promo, ho fatto televisioni, qualcuno mi riconosce per strada, è andata molto bene. Come è nata, quando è nata la canzone del festival? Un anno e mezzo fa eravamo in tour e il tour era completamente sold out, era una sera dove eravamo io e il mio produttore, è uscito fuori il titolo da una sua relazione che si era conclusa e non so, parlando diceva lo sappiamo entrambi, mi suonava bene come titolo perché sono 3 parole ma come dire, richiamano una fotografia definita. Io sono un po' antico, una volta ti avrei detto quanto conta il look, adesso bisogna dire quanto conta l'outfit. Bravo, sì, può, anche il look, dai, no, anche il look. È uguale, conta tanto perché è inutile negarlo, la musica non solo si ascolta, si guarda. Soprattutto al giorno d'oggi, credo, nel senso che c'è sempre stato l'outfit, come dicevi tu, il look. Da 70 anni di festival e oltre, in tutte le varie manifestazioni. Però credo che al giorno d'oggi molti trapper, molti personaggi della musica fanno del loro abbigliamento, dei loro accessori forse l'arma più importante. Io non sono così, però è ovvio che per il festival, per onorare il festival, ci vestiamo eleganti. Una mia curiosità, come è nata la scelta della canzone in gara giovedì, della tua cover? Ha colpito molto la scelta di una canzone così antica, così presa dal passato? Sì, ho scelto L'Edera di Nilla Pizzi, abbiamo preso la prima decade per onorare i 70 anni di festival. E non so, l'ho canticchiata, la conoscevo, Nilla Pizzi è stata un simbolo della musica italiana soprattutto in quegli anni, ed è bello poter presentare una sua canzone anche ai più giovani o a tutti, perché non è detto che tutti la conoscano. Canzone che ti vedrà protagonista in duetto, vero? Esatto, abbiamo scelto Anna Mena, l'abbiamo chiamata perché mi sembra tuttora, perché l'ho conosciuta, una ragazza molto a modo, molto educata, molto equilibrata, umile, ha una bellissima voce. E poi tra l'altro la cosa più bella è che per dare continuità al mio percorso, al mio discorso anche latino, era bello poter fare una cosa particolare, cioè cantare una canzone diciamo storica e datata del festival con invece un artista giovane come Anna Mena e però internazionale. In bocca al lupo per tutto quanto. Crepi. Sei scaramantico? No, però. Se ti diciamo che insomma i protagonisti che arrivano dai talent spesso si dice siano fra i favoriti per te. È vero, però ci sono anche tanti pregiudizi e quest'anno votano tantissime cose, perciò ci tocchiamo anche se sono scaramantico, però bene, bene. In bocca al lupo. Crepi. Grazie.